my daddy's tall. This is my mom. My mom is small. This is my brother. My brother is young. This is my sister. She's just like me. This is my super family. Hello children. Good morning and welcome back. Ciao bambini, buongiorno e bentornati. Oggi facciamo insieme un argomento nuovo. Utilizzeremo il nostro libro Super Wow e vi consiglio di prendere insieme anche il quaderno e l'astuccio perché potrebbero tornarci utili. Una cosa molto importante, io nel video non posso fermare troppo spesso gli audio perché altrimenti si blocca. Se per voi parlo troppo veloce o anche gli audio che ascoltate sono troppo veloci, ricordate che potete mettere in pausa il video e mandarlo avanti con più calma. Are you ready? Siete pronti? Ok, let's go. Open your book on page 44. Open your book on page 44. Astro's Family. Andiamo ad imparare oggi insieme come si dicono in inglese i nomi delle persone che compongono la nostra famiglia. Prima di tutto vi voglio dire una cosa che ho fatto qui a fianco, che voi nel libro non l'avete. Ho tradotto in italiano la canzoncina che andremo ad ascoltare, così potete ascoltarla in inglese, leggerla in inglese, ma potete anche leggerla, anzi la leggeremo insieme, tradotta in italiano. Così sappiamo, oltre ai nomi dei componenti della nostra famiglia, anche cosa significano altre paroline che oggi incontreremo. Prima di tutto andiamo a leggerla, ve la leggo io più lentamente, poi la andiamo ad ascoltare in inglese. Sono qui in fondo, se non vedete prendo il puntino rosso e vi faccio vedere. Vedete dove c'è il puntino rosso? È qui la canzoncina, andiamola a leggere insieme. This is my dad. My dad is tall. This is my mom. My mom is small. This is my brother. My brother is young. This is my sister. She's just like me. This is my super family. Prima di ascoltarla, guardiamo insieme anche il significato. Questa parolina che si ripete più volte, this is, vuol dire questo o anche questa. Si può usare sia per dire questo rivolto al maschile, per il nostro papà o per il nostro fratello, ma si può usare sempre this anche quando ci rivolgiamo alla mamma o alla nostra sorella. Andiamo a vedere insieme il significato. This is my dad. Questo è mio papà. My dad is tall. Il mio papà è alto. Tall, questa parolina che è scritta tall, si legge tall e vuol dire alto. This is my mom. Questa è la mia mamma o mia mamma. My mom is small. La mia mamma è piccola. Small, ve lo ricordate? Lo abbiamo già fatto guardando le parti del corpo, se non sbaglio, quando parlavamo Astros, canta e racconta che ha il naso piccolo. My nose is small. This is my brother. Questo è mio fratello. Brother, scritto brother, è fratello.
My brother is young. Mio fratello è giovane. This is my sister. Questa è mia sorella. Sister significa sorella. Attenti a questa frase qui, questa è un pochino difficilina, eh? She's just like me. Lei è proprio come me. Vuol dire lei assomiglia tanto a me. This is my super family. Questa è la mia super famiglia. Ora che abbiamo letto lentamente le parole della canzoncina, abbiamo visto il suo significato in italiano, andiamo ad ascoltare insieme. Pronti? Let's go! Unit 4. Astro's Family. Page 44. Sing the song. This is my dad. My dad is tall. This is my mom. My mom is small. This is my brother. My brother is young. This is my sister. She's just like me. This is my super family. This is my dad. My dad is tall. This is my mom. My mom is small. This is my brother. My brother is young. This is my sister. She's just like me. This is my super family. Ok, very well. Molto bene. Facciamo insieme anche l'esercizio number 2. Listen, point and repeat. Cosa dobbiamo fare in questo caso? Ascoltare, indicare con il dito il componente della famiglia di cui ci sta parlando l'audio e ripetere a voce alta il nome in inglese. I nomi che dovremo utilizzare sono qua giù in fondo. Dad, mom, brother, sister. Are you ready? Okay. Let's go. Page 44. Listen, point, and repeat. Number 1. Dad. Number 2. Mum. Number 3. Brother. Number 4, sister. Well done! Ben fatto! Se volete per sicurezza imparare bene i nomi dei componenti della famiglia e il loro modo di pronunciarli, potete mandare un pochino indietro il video e fare questo esercizio una seconda volta. Se invece volete andare avanti, andiamo on page 45. Pagina 45. Guardate quassù, al numero 3 ci sono due nuovi componenti della famiglia e ci sono qui vicino i loro nomi. Grandma e Granddad. Chi saranno secondo voi? Esattamente, nonna e nonno. Andiamo a sentire in inglese come si pronunciano questi nomi. Page 45. Listen, point, and repeat. Grandma. Granddad. Have you listened? Avete ascoltato? Grandma e granddad. Nonna e nonno. Attenzione, perché ora è il vostro momento di lavorare. Vi servirà
il lapis, dovrete ascoltare il numero che la vocina ci dice e riconoscere se si riferisce a sister, brother, mom, dad and grandma. Listen and number. Exercise number 4. Ready? Start. Page 45. Listen and number. 1. This is my mom. 2. This is my granddad. 3. This is my sister. 4. This is my grandma. 5. This is my dad. 6. This is my brother. Ok, ricordate sempre che voi il video lo potete fermare, mandare indietro, fare le pause, così da poter ascoltare o comunque fare gli esercizi con i vostri tempi. A scuola questo lo facevo io, ora dovete farlo da soli oppure con l'aiuto di mamma e babbo. Andiamo a pagina nuova, on page 46. And let's do, facciamo, the exercise number 5. Questo lo dovete fare ognuno per conto vostro sul vostro libro. Look and complete. Guarda, quindi osserviamo l'immagine, la fotografia di famiglia che abbiamo qui davanti, e scrivere il nome di ogni componente della famiglia. Se non vi ricordate come si scrivono, basterà andare a pagina precedente e vedere dove sono scritti i nomi, come bisogna scriverli. Mentre voi fate questo esercizio, io vi aspetto un pochino e poi andiamo avanti con l'esercizio number 6. Buon lavoro! Ok, welcome back, bentornati. Siete riusciti a scrivere tutti i nomi dei componenti della famiglia? Non vi preoccupate, se non avete fatto in tempo, potete farlo anche più tardi. Intanto andiamo a fare insieme l'esercizio number 6. Questo è un pochino più difficile, dobbiamo ascoltare molto bene perché ci verrà raccontato da ogni bambino che vedete qui da chi è composta la sua famiglia. Quindi dovremo essere bravi a sentire quanti fratelli e sorelle ha, ci dirà un numero, per esempio I've got 2 sisters, io ho 2 sorelle. I've got è la frase per dire io ho. Anche in questo caso, se l'audio è troppo veloce, potete fermarlo, ma soprattutto potete tornare ad ascoltarlo. Ready and start. Page 46. Listen and number. Number 1. This is my family. I've got 2 brothers and a sister. This is my family. I've got 2 brothers and 1 sister. Avete trovato l'immagine corrispondente a cui appartiene questa famiglia? Ok, let's go. Number 2. This is my family. I've got 1 sister and 1 brother. This is my family. I've got 1 sister and 1 brother.
Ok, sentiamo il terzo bambino. Number three. Look at my family. I've got a brother. Look at my family. I've got a brother. Vi ricordate che la parolina look l'abbiamo usata anche la settimana scorsa per dire look, a monster. Guarda, un mostro. Questo bambino ci sta dicendo look, that's my family. Guarda, questa è la mia famiglia. Io penso che avete fatto sicuramente bene questi esercizi. Quindi, come ultima cosa da fare insieme, vi lascio da fare l'esercizio numero 8. Il numero 7 purtroppo non lo possiamo fare perché dovremmo essere a scuola, lo faremo quando si ritorna a scuola. Il numero 8 invece potete farlo. Stick in a family card, color and describe it. Dovete disegnarvi in una fotografia con la vostra famiglia e scrivere qui a fianco cosa avete. In my card I've got, se avete una sorella, a sister, se avete un fratello, a brother, se avete più di un fratello e più di una sorella potete scrivere il numero dei fratelli e delle sorelle che avete, potete disegnare mamma, papà, i nonni, quello che volete voi. Questo esercizio ve lo lascio fare a voi e insieme a questo esercizio, prima di salutarvi, vi voglio far ascoltare anche questa canzoncina, quindi finite questo esercizio, quando avete fatto l'esercizio, fermate un attimo il video, fate il disegno della vostra family card, quando avete finito riprendete il video e andiamo ad ascoltare insieme la storia sul libro. Ok? Buon lavoro! See you soon! Ci vediamo presto! Oggi abbiamo lavorato tanto, però sono tutte cose che secondo me, a parte appunto i nomi dei componenti della famiglia, queste che vediamo anche nella storia già le conosciamo e ci servono un po' per fare i ripassi, perché vedete ci sono dei numeri, infatti nella storia ci verranno detti i componenti della famiglia e anche i numeri, quindi ci servirà a noi come ripasso. Prendete il libro on page 48 and 49, a pagina 48 e 49, e andiamo ad ascoltare insieme questa storia. Una cosa prima di iniziare vi dico, perché magari altrimenti questa parolina non la conoscete, aspetta, prendiamo un altro colore, se no non si vede bene, prendiamo il giallo. Ci sta per essere una gara. It's a race vuol dire una gara. For snails. Snails sono le chioccioline. Quindi i nostri amici stanno per assistere ad una gara di chioccioline. Open your ears. Aprite le vostre orecchie and listen the history. Page 48. Listen and read. Ready, steady, slow. Let's go there. Excuse me, what's this? It's a race for snails. Hi, I'm Archie. We're running the race. We? Yes, my family and me. Number 11 is my dad. Number 12 is my mum. I've got a brother. He's number 14. And my sister is number 15. Number 18 is my grandma. And number 19 is my... Well, where is my granddad? Ouch!
Ouch! Powerful sword, do your job! I'm the winner! Ok, who is the winner? Chi è il vincitore? Exactly, Granddad. And what number is Granddad? Yes, 19. Very good. Bravi bambini, per oggi abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Se c'è qualcosa che non vi è chiara, potete rivedere il video, una seconda volta, ma anche una terza volta, quanto avete bisogno. Ora, per oggi vi saluto, vi lascio da fare da soli per casa gli esercizi a pagina 16 e 17 del workbook. Potete farli non subito, anche in un secondo momento, quando avete tempo di lavorare. Per oggi è tutto, vi auguro buon lavoro, see you soon and bye bye. This is my dad is tall. This is my mom is small. This is my brother is young. This is my sister, she's just like me. This is my super.